La risposta può essere considerata positiva, almeno da parte dei titolari c'è molta collaborazione a mantenersi nei posti loro assegnati, c'è ancora un po' di resistenza da parte invece degli avventori, dei fruitori del mercato che ancora non riescono a, a comprendere che devono mantenere la distanza. Il gel igienizzante fa capolino anche al mercato e ormai per noi un affetto stabile. Con l'ordinanza sindacale 35 vengono riaperti oggi i mercati di Talsano e Salinella. Questo è il bilancio a caldo dopo una prima perlustrazione di una vigilessa in servizio della polizia locale di Taranto, proprio nell'area Salinella. Ma attenzione, le mascherine e i guanti restano obbligatori. Riaprire era necessario per ambulanti e cittadini, spiega a canale 85 l'assessore Cataldino, che ha seguito in prima persona la giornata di riapertura. Un impiego di mezze, di uomini e uomini considerevole, però volevamo. Dare sollievo ad una categoria ferma ormai da tempo, volevamo mettere le condizioni necessarie affinché i mercati, i mercati potessero riaprire. Questo significa che c'è stato un lavoro di confronto. L'amministrazione Melucci ha incontrato le, i rappresentanti di categoria, abbiamo ascoltato anche le dinamiche eh, di come il mercato voleva, voleva, come gli ambulanti volevano si svolgesse il mercato. Abbiamo fatto pressioni insieme agli altri assessori dei comuni capoluogo affinché venissero allentate le regole all'interno dei mercati perché purtroppo erano gli unici su cui si era assolutamente uh, strutturata una, un sistema di regole davvero, davvero restrittivo. Oggi non è così, c'è una nuova ordinanza regionale, ci sono nuove linee guida, stiamo cercando oggi in via sperimentale, ma anche nei prossimi giorni negli altri mercati, di creare le condizioni perché da una parte gli operatori possano vendere, i cittadini possono di nuovo uh, diventare frequentatori dei mercati, ma mantenendo il distanziamento sociale, perché quello di cui abbiamo bisogno è l'equilibrio.